Ciao. Hi there, how's it going? Welcome back to my channel, io sono Mr. Nobody e cominciamo subito questo video con una cosa che ripeto spesso negli altri video che faccio. Momento contestualizzazione, perché altrimenti non si capirebbe nulla di quello che andrete poi a vedere. Nell'ultimo video che avete visto ero a Tenerife a fare delle gare in moto d'acqua. Però qua mi sto divertendo un casino. Sono tornato in Inghilterra per una settimana e mezza e sono ripartito subito e mi ritrovo di nuovo in Spagna. E naturalmente ho tolto tutta la parte quella noiosa del mi alzo alle 3 del mattino, in realtà non dormo fino alle 3 del mattino, prendo un bus, vado in aeroporto, prendo un aereo, prendo altri 3 bus per arrivare a Granada. In realtà sono atterrato a Malaga e ho preso un'ora e mezzo di bus, ho preso un altro bus e sono arrivato a Granada. Ma tutte queste cose sono quelle cose che io naturalmente taglio per rendere il video un po' più fluido e non vedermi quindi entrare in coma farmacologico su ogni mezzo di trasporto per tentare di riposare un attimino. A questo punto, come d'obbligo in ogni mia nuova destinazione, devo fare un quick tour della mia stanza di hotel. Parto tutti naturalmente sempre dall'ingresso, ma questo ingresso è particolare perché ha una bellissima finestra sul fianco che fa entrare un sacco di luce, così non devo stare a accendere lampadine eccetera per dare un po' più di... E poi continua con la cucina. C'è una cucina in questa stanza, però forse così si vede meglio. Frigo, però me l'hanno lasciato vuoto così non posso fare di nuovo la cosa del frigo bar che mi piace un sacco fare. Lavatrice, forno, sedia e tavolo. A questo punto poi è momento salottino, molto carino. Divano, quadri con un sacco di ragazze appese alle pareti, che approvo un sacco. Che poi questo divano è il più lungo del letto di casa mia, non so come sia possibile. Mi avanzano a 50 cm sul fondo. E poi da questo lovely salottino che vedete alle mie spalle comincia un lunghissimo corridoio, guardate. Venite qua. Sì, e in pratica questa è la prima camera da letto. Questa è la mia camera da letto. Ci sono due camere da letto in questo posto. Camera molto minimal e questa è una cosa che mi piace un sacco. Infatti gli fa acquistare punti. E poi c'è anche una finestra che però non dà su niente. Dà su delle altre finestre. E penso che sia tutto per questa stanza. Andiamo nell'altra. Mamma. Ciao. Questa è la tua stanza? Sì. Hai due letti tu? Sì, anche perché se in caso volessi dormire così potresti farlo. È molto comodo. È tipo un esercizio chiropratico, dici? Sì. Ma tu, Mauro, hai anche un bagno privato? Sì. Mauro, sappi che il tuo bagno mi piace un sacco? Sì. Molto, molto bello. Ok, primo sopralluogo al mio di bagno. Sì, qua non mi hanno dato degli armadi da cui uscire, quindi devo uscire dalla doccia, che però è grande quanto quattro armadi, ci si possono fare dei parti là dentro. Sì, poi io sono un sacco fan delle docce giganti. Più grandi sono, meglio sono. Ve l'ho detto, ci stanno sei persone qua dentro. Ci posso girare tranquillamente? Comodissimo. A questo punto penso di avervi fatto vedere praticamente ogni angolo di questa stanza di hotel. E quindi a questo punto ripartiamo da dove è cominciato questo video. Sono a Granada, avete visto la mia stanza? A questo punto è il momento di uscire a vedere un po' quel che mi offre questa città. Sì, penso di sì. Quanto mi scassa non avere un mini frigo. Ma Mauro, ma ci sono le arance. Dunque, forse è giusto che spieghi anche forse la motivazione per la quale io mi trovi qua. Facciamo un piccolo recap di tutta la situazione. La motivazione in realtà non c'è. In realtà è molto molto semplice la cosa che mi fa prendere le decisioni. Non ci sono mai stato, ho voglia di andarci, ho del tempo libero, prendo e vado. È molto semplice in realtà, siamo nel 2017. Basta una connessione a internet e un po' di skills per organizzarsi. E naturalmente non abbiamo una meta precisa, anche perché la città non è troppo grande, quindi penso che la gireremo molto in maniera random. Quindi adesso andiamo, forse andiamo a vedere Forzancudo. Forzancudo, sì. No, un fiume in realtà. Un altro piccolo appunto: siamo qua da un'ora praticamente, sono le 4 del pomeriggio e la prima cosa che ho notato di questa città è che le persone sono un sacco gentili. Ma gentilissime. Proibito il bagno.
Ma in cosa lo fai il bagno lì dentro? Ci sarà un dito di acqua. Mi sono dovuto prendere un gelato perché non mangio da stamattina, cioè in realtà da ieri sera. Mi sa che dopo mi servirà anche un po' di carburante, e per carburante intendo la Monster azzurra. Ho un serissimo problema con la Monster azzurra, solo con quella. Quindi se mi vedete all'interno dei video o nelle mie Instagram stories per delle Monster, scrivetemi qualcosa di brutto, tipo basta Monster o quelle cose lì. Devo uscirne. Dicevo, chi è Mauro? Mauro, chi sei? Come ci siamo conosciuti io e Mauro? Ci siamo conosciuti perché ci siamo incontrati in casa. In casa, esatto. Uno cercava la stanza, uno cercava la stanza, ma ci siamo trovati in casa come coinquilini. Cioè obbligati a incontrarsi, insomma, quelle cose da siamo italiani all'estero e ci incontriamo tra italiani. Una cosa molto 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 semplice in realtà. Questo per creare un po' di ma chi è Mauro o le persone che vedete nei miei video. È un sacco caotica questa carnata, quindi mi piace un sacco. Mi piace un po' di caos, il sole, la gente nelle piazze, io che mangio un gelato, la gente che mangia i gelati. Erano anni che non mangiavo un gelato di quelli in coppetta così. A Nottingham non ci sono. A questo punto a cavalcio... Ma quanto traffico c'è in questa città? A questo punto a cavalcioni di un muro che dà su un fiume in cui non c'è acqua praticamente, c'è un ruscello in pratica, fatemi raccontare le mie prime impressioni, le mie prime opinioni su questa città di cui non so assolutamente nulla. Sono partito assolutamente con nessuna idea di cosa sarei andato a vedere. Dopo aver passato 2-3 ore in questa città, mi ricorda tantissimo Bologna. Questa grande è costruita tutta su dei promontori e non ha assolutamente nulla a che vedere con l'architettura di Bologna. Però il mood è proprio quello, un sacco di ragazzi giovani dell'età universitaria, mi piace davvero un sacco. Quando vi parlo di mood vi parlo di queste cose, guardate. Delle ragazze che nel canale si fanno il bagno insieme al cane, prendono il sole, disegnano. Queste cose qua che mi ricordano tantissimo Bologna. Quante volte ho detto Bologna? Un pochino, forse 5. E poi il compromesso della parte bella di Granada e di tutte le cose belle che stavo dicendo sono queste salite. Sì, in pratica vi servono degli sherpa per venire quassù poi. Sì, sì, racchettoni. Che poi in realtà per andare non so dove, perché stiamo girando a caso, come vi ho detto. Ok, abbiamo capito dove andare, a Sacro Monte, là dietro. Cambia tantissimo l'architettura della città, da una vera e propria città nella parte bassa a questi paesini che sembrano quasi la Grecia. Mamma, sì. Un lavoro venire fin quassù. Oddio mio. Ci siamo quasi in vetta. Il paesaggio è completamente cambiato, nonostante siamo abbastanza lontani dalla città dal punto di vista dell'altezza, continua a esserci sempre del rumore di fondo, in questo caso una fontanella che non posso stoppare, credo. No, e un cane che abbaia, forse ha smesso. Ha smesso. Credo che questa alle mie spalle sia l'ultimo pezzo di salita prima di raggiungere la vetta. Ma in realtà vengo dalle montagne, quindi sono abituato a queste cose qua. Una capra che mangia delle bucce di arancia. Non so se sia la strada giusta. È diventato ancora più ripido qua. Di sicuro non è una strada. Qua bisogna arrampicarsi sul serio, però è pieno di agave attorno a noi. Ci sono le mura lì, però abbiamo trovato il posto, Mauro. Eh? Ce la fai? Sì. Questa è la fattoria di Albernati. Sì, è un po' ripidino qua. Però mi sa che ci siamo riusciti. Forse. Dai Mauro, vuoi una mano? Sì, forse in realtà è una parte intrinseca del mio carattere, quella di lasciare per un momento da parte la parte cittadina e dedicarmi alle scalate per poi vedere i paesaggi dall'alto. Io sto morendo. Ma la moriamo! Ma non c'è altra strada per passare, Mauro? È un po' ripido, ma bisogna passare là. La situazione è piuttosto franosa, passatemi il termine, forse esiste ma non lo so. Comunque è piuttosto franosa, sì. Si scivola parecchio. Fatemi scendere da qua che vi devo raccontare una cosa a proposito del posto che ho appena visto. Se ne esco vivo. Appena varcate le mura della città, quelle che avete visto 30 secondi fa,
Era una situazione surreale, per quale motivo? Sono delle sorte di accampamenti completamente abusivi, in parte scavati nella roccia, in parte costruiti con pezzi di rottami e varie cose, sì, trovate in rame, giro. Di rame, di lamiere. Dove ragazzi giovanissimi ci vivono. È una sorta di piccola comune. Cioè, è un sacco in contrasto con quello che si vede qua nella città. Mentre nella città c'è un uomo nudo che sta facendo palestra. È vero, è a 20 metri di qua dall'altra parte del fiume, completamente nudo e sta facendo palestra. È una situazione davvero irreale. L'abbiamo visto prima arrivando, che stava prendendo il sole davanti a una chiesa completamente nudo, che tentava di vendere dei braccialetti, e adesso l'abbiamo ribeccato qua. Sì, è là che sta facendo palestra, sta facendo le... come si chiama? Le flessioni? Questa città mi sta facendo impazzire, ma impazzire in un modo bello, perché sono delle situazioni completamente al di fuori di ogni tipo di regola. Vabbè, a questo punto possiamo andare, vero Mauro? Sì. Basta. Dai. Cagnolini, gente che beve le birre, che si droga, l'uomo nudo laggiù. Questo è un salto temporale bello prepotente. Forse non ho mai fatto un salto temporale, un gap temporale così prepotente prima d'ora in un mio video. Insomma, per dirvi cose, che questo video si conclude così, e mi ero dimenticato di fare la conclusione perché ho editato questo video nel mio ritorno dalla Spagna all'Inghilterra. Questa cosa solo per concludere la mia prima giornata di Granada. Io finisco di montare questa cosa e poi vado a letto, anche perché sono le 2 del mattino. E noi ci vediamo mercoledì alle 11 con il prossimo video. Sto morendo. Take care and see you later. Ciao. Si sta lavando i capelli insieme al cane.